Benvenuti in questo video e parliamo di narcisisti. Non avere paura dei narcisisti, 10 tattiche per rimetterli al suo posto. Allora, non bisogna temere i narcisisti. E quindi vediamo queste 10 tattiche per rimettere al suo posto un narcisista senza avere paura. Prima però iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi ovviamente su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, su tutti i miei canali YouTube. Ma ti ricordo che se vuoi abbonarti al canale, basta che vai in home page, clicchi sul tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento preferito. Se vuoi fare una donazione, vai sotto il video e fai una donazione al canale. Ma veniamo al tema. 10 tattiche per mettere un narcisista al suo posto. Non avere paura del narcisista. Allora, quando interagisci con una persona narcisista o meno, nel senso diagnosticato o meno, come dicevo, è difficile capire se un narcisista è diagnosticato o meno, anche perché non andrà mai da uno psicologo o da uno psichiatra a farsi fare la diagnosi. E noi possiamo però interagire e vedere se questo qua si comporta male nei nostri confronti, possiamo osservare i comportamenti, se ci tiene sulle spine, fa tira e molla, ci squalifica, bla bla bla, chiunque sia, dobbiamo metterlo al suo posto, dobbiamo non avere paura. Paura di che cosa? Ad esempio, paura di perderlo. Perché una delle leve che utilizza il narcisista è proprio quella di farti venire paura della perdita, no? Se lo perdo, se mi lascia, come faccio? Cioè fare credere, diciamo, alle persone che loro, se tu non fai quello che tu vuoi, se ne andranno, ti lasceranno. E ovviamente questo fa paura a molte persone, perché c'è chi teme la solitudine, c'è chi teme di non trovare più una persona, magari valida. Poi ci sono anche legami di abitudini, cose di questo genere, se in una relazione a lungo termine. Ma i narcisisti lo fanno anche in relazioni appena iniziate, no? Quindi dobbiamo renderci conto che i narcisisti utilizzano spesso queste strategie per rovinare, insomma, le persone, per far sì che le persone stiano male, per far sì che le persone non siano felici. E quindi dobbiamo imparare a gestire queste situazioni. Gestire le situazioni con il narcisista è fondamentale. È fondamentale perché se non impari a gestire la situazione, cioè se resti schiavo, diciamo, della situazione, cioè se continui a temere, ad esempio, che il narcisista possa in qualche modo lasciarti, se temi l'abbandono, beh, è facile che tu possa venire tra l'altro abbandonato, no? Perché spesso ci sono delle cose che noi temiamo che avvengano, ma avvengono proprio perché le temiamo, per legge d'attrazione. Non esiste una legge dell'universo che è la legge dell'attrazione che fa sì che le nostre paure, siccome sono emotivamente significative, sono quelle che finiscono per avverarsi. E quindi avere paura non ha senso, però dobbiamo renderci conto in prima istanza che noi valiamo, cioè quella pubblicità, no, io valgo. E questo è un punto fondamentale, no? Il rendersi conto del nostro valore è molto importante, perché soltanto se ci rendiamo conto di quanto valiamo, soltanto se ci rendiamo conto del fatto che non dobbiamo temere assolutamente una persona come il narcisista, allora potremmo ottenere dei risultati. Potremmo ottenere dei risultati importanti. E vediamo quindi quali sono queste 10 tattiche per rimettere il narcisista al suo posto. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare quando abbiamo capito che questa persona, ripeto, si comporta con noi in modo non corretto, ripeto, narcisista o non narcisista, ma si comporta male con noi, dobbiamo intanto, per prima cosa, identificare la persona.
chiamarlo per nome. Guarda Mario, perché sembra strano, ma il chiamarlo per nome gli fa prendere atto che stiamo veramente parlando con lui, perché talvolta se tu dici, ma questa cosa qua non va bene, no? Che tu ti comporti in questo modo. Però se gli dici, Mario, guarda che devi comportarti diversamente, chiamalo per nome e digli poi una frase generica, devi fare questo, devi fare quello, dagli un ordine fondamentalmente. I narcisisti, in questo caso, quando sentono che gli viene dato un ordine e sono chiamati per nome, restano un po', diciamo, sbigottiti, tra virgolette, no? Qualcosa che non si aspettano, perché loro non si aspettano di dover ricevere ordini. Quindi dai ordine al narcisista e vedrai che creerai un effetto sorpresa, e comunque è un effetto molto importante. Un'altra cosa, sempre utilizzando il nome, Mario, guarda che dovresti attenerti all'argomento, cioè digli che stanno andando fuori tema, stanno dicendo cose, quindi è un qualcosa di importante questo, no? Fondamentalmente. Poi un'altra cosa è quella di quando cercheranno di farti vivere i sensi di colpa, dire, Mario, guarda che io non mi sento assolutamente in colpa per questa cosa qua, anzi, sei tu che dovresti vergognarti, perché la vergogna è un po', come possiamo dire, quello spauracchio, no, del narcisista, perché il narcisista teme che, insomma, le sue azioni possano in qualche modo essere smascherate, allora ha proprio paura di essere svergognato, tra virgolette. Quindi in questo modo evitiamo che lui si renda conto di questo. Quindi la prima cosa per mettere al suo posto un narcisista è quella di chiamarlo per nome, dicendogli proprio che si sta sbagliando. Oppure la seconda è sempre utilizzare il nome del narcisista, ma dicendogli loro che devono attenersi strettamente all'argomento. La terza è fondamentale, quindi chiamando sempre per nome il narcisista, dirgli che tu non hai sensi di colpa e che loro dovrebbero invece vergognarsi. La quarta, un'azione molto importante, quando i narcisisti cercano un litigio, evita il litigio, evita di parlare, perché anche questo lì fondamentalmente li destabilizza. Perché il narcisista ci sguazza, no? A tirarti, a trascinarti nel fango. E anzi, proprio questa è una situazione che si può manifestare. Il narcisista ti vuol tirare nel fango perché nel fango, come dire, se tu vai a lottare nel fango non puoi non sporcarti, no? E invece non bisogna accettare in nessun modo, come possiamo dire, l'interazione con il narcisista stesso. Non bisogna accettare in nessun modo di interagire con il narcisista. Questo è un punto fondamentale. Non dobbiamo accettare in nessun modo di interagire con il narcisista. Quindi è un punto molto importante questo, perché se noi interagiamo con il narcisista non ne veniamo fuori. Non ne veniamo assolutamente fuori e non c'è possibilità di venire fuori da questa situazione. Questo è un punto molto importante. Non devi accettare lo scontro. E il narcisista, piuttosto fai finta di niente e vai via, lascia perdere, ma non scendere al loro livello, perché c'è anche un detto che dice: i cretini ti portano al loro livello e poi ti battono con l'esperienza. E qui non dobbiamo, diciamo, scendere a livello del narcisista e dobbiamo assolutamente mantenere un distacco. Un'altra cosa è che una cosa interiore, non credere a quello che ti dicono, ovviamente. Questo è un punto fondamentale. Quindi, e anzi, diciamo, cerca di cogliere a livello non verbale tutti i microsegnali della menzogna, perché ci sono dei microsegnali, ad esempio, magari c'è una cosa va indietro, raschia, si tocca il naso, esprime disgusto in questo gesto qua. Sono tutti segnali che sta dicendo delle cose, ma in realtà fa il sorrisetto beffardo, questo sorriso asimmetrico, no?
Oppure sorride magari soltanto con la parte sotto. Questo è un altro sorriso ingannatore, diciamo, che fa sì che le persone magari non se ne accorgono, ma chi sa osservare, si accorge che dietro quello che diranno c'è un inganno, e quindi devi cercare di sgamare, anziché illuderti, quali sono tutte le loro strategie, diciamo, che utilizzano per ingannarti, per, tra virgolette, essere truffaldini. E poi, come altra cosa, richiamali sul loro inganno, fagli capire che tu non sei un deficiente o una deficiente, che hai capito qual è il loro inganno. E ovviamente, come dicevo, non devi aver paura di perdere il narcisista, anzi, devi renderti conto che forse se lo perdi è una benedizione, non è una maledizione, perché è come dire perdere qualcuno che alla fine non ci dà nulla, perdere qualcuno che alla fine, perché nelle relazioni sentimentali affettive o anche nelle relazioni in genere, anche con le amicizie, eccetera, è molto importante un rapporto, equilibrato, no? Un rapporto, in cui si dà e si riceve, no? Con il narcisista ti accorgerai che le cose che ti dà sono farlocche, però invece richiede tanto da te. Quindi noi non dobbiamo accettare di avere relazioni dove dobbiamo solo dare, 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 e non prendere niente. Ovviamente quindi non bisogna avere paura, perché se lo perdi, amen, meglio. E poi, anzi, sarebbe auspicabile. E poi ovviamente non lasciare, non creare dei vitelli d'oro, non lasciare che questa persona stia al centro del tuo universo. Non deve assolutamente essere al centro del tuo universo, non deve assolutamente, diciamo, rappresentare un vitello d'oro per te. Quindi questo è un altro lavoro interiore, ma con la consapevolezza, con l'autostima. Puoi anche recitare il mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Che farà sì che, come dire, tu devi imparare a volere bene a te stessa o a te stesso. E poi non avere fretta, diciamo, no? Valuta bene le situazioni, sempre. Non lasciarti trasportare magari da impulsi emotivi, perché i narcisisti ragionano molto, quindi interagire con il narcisista è un po' come una partita a scacchi, no? Il gioco degli scacchi richiede la mente fredda, richiede la capacità di valutare bene le cose e metterle in atto nel modo migliore. E poi un'ultima cosa, impara a dire di no. Questo è un altro punto fondamentale. Non dobbiamo assolutamente sentirci in obbligo di dire di sì a sempre a un narcisista, sempre signor sì, signor tenente, e questo è un qualcosa che ti darà veramente nuova forza, nuova vitalità e ti consentirà di non rimanere bloccato in situazioni negative che ti porteranno solo malesseri, solo dispiaceri. Quindi un no. Dobbiamo imparare a dirlo, perché ci dà forza, fortifica la nostra autostima, e ogni cosa che non ti piace, di no, 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 è una semplice parola che anche questa serve, destabilizza parecchio il narcisista e tende a metterlo al suo posto. È molto importante imparare a dire no, senza condizionamenti, senza farsi condizionare. E nella nostra vita dobbiamo prendere quello che è buono dalle relazioni, se c'è, ma se non c'è nulla di buono, se le cose, come dire, sono più negative che positive, dobbiamo avere veramente il coraggio di dare un taglio, chiudere questo cordone ombelicale in modo netto e guardare assolutamente oltre, andare assolutamente avanti. E credo che sia un punto molto importante da prendere in considerazione. Metti un like se il video ti è piaciuto, ovviamente condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale e attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.